Diciamo, posso iniziare con una battuta che questa sarà una regione a 7 stelle? Rosario Crocetta, nel giorno dell'insediamento alla regione siciliana, continua la sua personalissima lotta agli sprechi. Auto blu da condividere in car sharing, consulenze cancellate, competenze di enti in liquidazione da 13 anni che si trascinano stancamente in mano ai dirigenti interni della regione. E soprattutto la soluzione per l'emergenza rifiuti, con l'inserimento nella finanziaria regionale di finanziamenti ai comuni per il pagamento degli auto che scompariranno e il conferimento in discarica dei rifiuti. I tagli già li abbiamo fatti perché stiamo tagliando immediatamente società che non hanno ragione di esistere, avviando provvedimenti di legge in cui noi prevediamo immediatamente un risparmio di circa 1,5 miliardi di euro di risparmio senza indacare lo Stato sociale, anzi riducendo i costi esterni. Tutti i consulenti sono decaduti per intenderci e adesso stiamo lavorando anche per verificare direttori e dirigenti esterni, però diciamoci la verità, questo lavoro dovrà essere fatto anche all'Assemblea regionale siciliana, dove il segretario generale mi dicono che guadagni 400.000 euro l'anno, diciamo che guadagna più del segretario generale dell'ONU. Abbiamo fatto un provvedimento per i forestali, stiamo dando i soldi ai comuni che li attendono da mesi e alle province, e abbiamo fatto una direttiva sui rifiuti che immediatamente consentirà di togliere l'emergenza rifiuti. Sulla nomina di Niccolò Marino nella sua giunta con la delega all'energia, il presidente Crocetta prende tempo, ma assicura che la chiarezza su almeno la metà degli assessori che indicherà sarà fatta entro la prossima settimana. Marino ha anche il problema che ha dei procedimenti in corso e io credo che abbia il dovere di prendersi il tempo necessario per chiudere le sue attività. C'è un grande orientamento da parte di Molino a accettare l'incarico. La mia giunta sarà intanto è quella che sapete, il resto io penso entro giovedì della prossima settimana di avere completato metà della giunta in modo tale che possiamo deliberare, avere la maggioranza per deliberare, il resto credo che sarà nominata all'atto della presentazione, diciamo, dell'insediamento del Parlamento e della nomina delle cariche parlamentari. Infine le alleanze. Crocetta è sicuro e fiducioso del sostegno dei partiti che lo hanno candidato e non si dichiara preoccupato del risultato delle elezioni politiche di aprile, che potrebbero modificare gli assetti della sua giunta, facendone un governo a tempo determinatissimo. La mia giunta durerà tantissimo perché parla le corde del popolo. Grazie, ma però vi piace la giunta a 7 stelle, va dai, confessatelo.